riconversione, un'utopia concreta, l'avete definita, che significa? Intanto questa frase viene da Alex Langer, che è stato il teorico che per primo ha parlato di conversione ecologica. Nel 2015 cadevano i 20 anni dalla morte, quindi abbiamo deciso di riconoscere questa sua grande intuizione dedicando peraltro questo libro proprio ad Alex Langer. Un'utopia concreta perché la conversione ecologica viene, diciamo, individuata, definita un'utopia, ma in realtà è una direzione concreta che la nostra economia dovrebbe prendere per rientrare nei limiti ecologici del pianeta e soprattutto per garantire anche la tutela di quei diritti, a partire dai diritti dei lavoratori, diritto alla salute, che ultimamente sono stati continuamente erosi da un modello economico totalmente insostenibile. Questo libro viene da un percorso molto lungo, un percorso che è durato circa un anno, che ha portato alla formulazione di una proposta di legge regionale per la riconversione ecologica e sociale dell'economia, che la nostra associazione ha contribuito a scrivere insieme a tanti altri attori come la CGIL Lazio, i consiglieri e altre organizzazioni. Riteniamo che una proposta di legge per la riconversione sociale ed economica dell'economia regionale possa essere uno strumento veramente efficace per provare concretamente a attuare la riconversione in questo territorio. Credo ci sia una buona notizia, finalmente il modello alternativo, quello sostenibile, quello basato sul recupero, sul riciclo, sul risparmio, è possibile tecnicamente, economicamente e socialmente. Dobbiamo partire verso la transizione e realizzarlo. Bisogna sfuggire ai catastrofismi e ai fondamentalismi. Se si fa questo, come ad esempio fanno gli autori di questo libro, un'utopia concreta, infatti, no? L'accento va messo proprio sul concreto. Qual è la via di sbocco? È quella di dare la possibilità alle piccole aziende di riconvertirsi sia come linea di produzione che come prodotto in chiave ecologica. Questo dà occupazione, continua la linea produttiva, continua l'insediamento nel territorio e migliora l'ambiente. Se riuscissimo tutti a intraprendere questo tipo di strada, risolveremmo buona parte del problema.